Ogni anno chiedono, ma molti mesi prima, mi raccomando, cominciare, cerca di essere presente, perché il campi è una tradizione che ci tiene tanto e cerca di essere presente. Quindi un ringraziamento per il loro invito. Un ringraziamento lo devo fare sempre al coro. Sono un po' un patito nel canto in chiesa e quindi ringrazio veramente il coro. Io vorrei essere accanto anche a tutti coloro del comitato o non che lavorano per il santuario, non solo per questa festa, ma lavorano durante l'anno nelle loro famiglie, papà e mamma, per trasmettere ai figli l'insegnamento di San Pompino. La più bella festa, la più grande festa è insegnare ai piccoli il messaggio di San Pompino. Quindi un ringraziamento a tutti voi qui presenti per la festa di San Pompino. Come vedete, il nero farlo apposta oggi, nella quindicesima domenica, abbiamo un Vangelo che sembra proprio steso sulla figura di San Pompino. Dio dice l'amore di Dio e l'amore del prossimo, l'amore verso l'uomo, l'uomo come corpo e l'uomo come spirito, l'uomo come corpo, con le sue necessità. Pensate a San Pompino come ha preso questo brano modellando la sua vita. Il pane di Icona, i grandi miracoli di Pompino, la sua generosità verso gli ultimi, i più bisognosi. Ma forse la nostra società ha questo interesse verso gli ultimi o i bisognosi? Noi normalmente diciamo che chi più ha bisogno sono gli ammalati, le persone anziane, coloro che hanno problemi anche di vitto, di cibo quotidiano. Ma la nostra società è veramente attenta agli ultimi? Ha veramente uno sguardo particolare verso gli ultimi, i più bisognosi? Se pensate soltanto agli ammalati, è una gara nel nostro paese a chiudere strutture ospedaliere per aprirne altre, costruirne di altre grandi, perché l'ammalato non rende a chi sta in alto. Le costruzioni di nuovi ospedali rendono sempre economicamente contingenti a chi ordina le costruzioni. San Pompino, prendendo come un santo, che era attento agli ultimi, ai bisognosi. I bambini erano il centro del suo cuore.
Ma quante persone oggi sono ancora sulla strada di Gerico? Quante persone cadono in mano dei briganti e vivono con difficoltà? Quante persone hanno dei problemi che non riescono ancora a risolvere? Quindi Pompilio si è curato i corpi, è stato attento anche a sanare l'altro. Quindi tendere la mano e anche sentire la persona che ha un aiuto, condividere i problemi, quello che ha, il perché non riesce a vivere. Ed ora, fratelli e sorelle carissimi, rendiamo grazie a Dio nostro Padre, benedicendo questo pane insieme della sua benevolenza, data al suo servo Pompilio Maria, allora che questi, durante la dura carestia, unitamente alla carità generosa della parola e del pane della vita eterna, elargì prodigiosamente ai nostri antenati anche il pane quotidiano. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Crediamo. Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, degnati di benedire questo pane, affinché giovi alla salute dell'anima e del corpo, e quanti lo ricevono, e sia segno di forza contro le malattie e ogni pericolo di male. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, pane vivo e salvezza del mondo, che discende dal cielo e ha dato la vita e l'amore a tutti noi. Egli ora vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Poi il sacrificio perfetto. Ora preghiamo di bene. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, diede grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. All'evento delle celebrazioni di San Pompilio,
è una cortesia che lui ci fa, perché gli impegni di un padre provinciale adesso di tutta l'Italia, non soltanto di una piccola provincia come potrebbe essere una delle quattro che c'erano precedentemente, ci sono tanti impegni, ma lui è sempre pronto a venire, e come ha fatto per altre occasioni, anche questa volta subito, non c'è pericolo, io sarò qui. E di questo gli dobbiamo dire grazie, grazie da parte di tutti, da parte proprio di quelli che lui ha ringraziato, no? Che siamo tutti a dirgli grazie perché sei con noi e sei il meglio. E questo ci fa dire con una certa sicurezza che il messaggio che lui ci ha lasciato, dicendoci che non è una festa soltanto, ma è una crescita spirituale, e noi glielo possiamo confermare, perché se ricordate bene, fin dal primo giorno della novena, chi ha celebrato e poi in seguito ha insistito proprio su questo fatto qui: non facciamo una festa, ma prepariamoci a crescere nella santità, no? Vi ricordate questo, perché su questo abbiamo insistito molto. E come vedete, il provinciale che non lo sapeva ci ha dato lo stesso indirizzo, e noi lo possiamo assicurare che stiamo crescendo in questo senso. Grazie Padre Ugo della tua presenza. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andare in pace. Preghiamo, grazie a Dio. Sei nostro.
per portare il pane a quante famiglie non lo avessero.
e noi abbiamo percorso le stesse strade, ma stavolta le abbiamo percorso con Lui nella gloria. Pensavo, guardando tutta la gloria che il Signore ha dato a questo santo, il Signore veramente esalta gli umili e li ricolma di ogni bene. Ecco la vita ed ecco la storia di San Pompilio, un uomo vissuto come il chicco di frumento, il quale cade nella terra, solo, marcisce e muore, ma quando rinasce porta frutto. È vero, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. E dal nulla di quest'uomo Dio ha tessuto una storia fatta di amore e di dolore, una storia fatta di sofferenza e di entusiasmo. Il Signore nella vita di San Pompilio ha operato grandi cose. E il frutto di questo seme che marcisce e che nasce siete voi. San Pompilio, tutta canti oggi è ai tuoi piedi. Questo popolo che per lo spazio di un anno tu hai amato, questo popolo che hai nutrito con il pane della parola di Dio, con l'Eucaristia, con la pietà cristiana, questo popolo oggi viene a te. E ieri come oggi e oggi come ieri guarda a te, maestro di vita spirituale, amico, fratello, compagno di viaggio nel cammino della vita. In processione camminavamo tutti avanti, era una continua marcia verso la meta, e così è la vita. Per le strade di questo mondo andiamo insieme, in salita e in discesa, ma non siamo soli, siamo la Chiesa che cammina con la speranza, che porta i suoi santi, che annunzia e predica il Vangelo, la Chiesa di Gesù che per le strade di questo mondo testimonia l'amore di Dio e guarda in alto perché la nostra meta è il paradiso. Allora paradiso, 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 ripetiamo insieme a San Pompilio, è questa la patria alla quale tutti noi aspiriamo, è questa la patria dove Lui ci ha preceduto, dove ha ricevuto la corona di gloria perché ha conservato la fede, dove ha ricevuto il premio per le sue fatiche perché è stato umile lavoratore della linea del Signore. Al paradiso ci aspetta tutti quanti e sarà felice quando tutti coloro che lo amano e lo hanno pregato e lo hanno avuto per compagno di viaggio nella fede saranno insieme con Lui in paradiso. Devo dire che con molto piacere ieri sera ho partecipato alla processione. Una moltitudine di gente che ha seguito la processione con molto accoglimento, con preghiera, mi ha fatto tanto tanto piacere. E oggi abbiamo la fortuna di avere i rappresentanti della Chiesa, Sua Eccellenza, e in mezzo a noi, e quindi con il questo noi prendiamo San Pompilio, perché il messaggio di Pompilio entri nelle nostre case, nelle vostre case, perché i santi non vanno festeggiati soltanto con delle funzioni, ma vanno imitati. E l'insegnamento, di San Pompilio portarla nella famiglia è il modo migliore per venerare e per ricordarsi. Il nostro ringraziamento, perché preghiamo particolarmente San Pompilio, e la presenza del Vescovo, sento il dovere di ringraziarlo, perché è un ringraziamento che io voglio dare a nome di tutti i presenti, dei fedeli, dell'autorità, e a nome anche dei miei confratelli, grazie. Con grande gioia e nella comune devozione a San Pompilio sono ancora una volta tra voi, fratelli e sorelle, per condividere
bellezza della testimonianza di vita santa di questo nostro, virgolette, concittadino. La sua intercessione accompagna il cammino di questa comunità e cambi fortunata. Nella sua breve vita, 56 anni, è stato costretto sempre a viaggiare, a vagare di casa in casa. Quante ne ha passate, povero santo, a causa delle autorità, dei superiori, anche di Nesto. E alla fine, chi si è goduto i frutti, campi. Un solo anno e Campi diventa famosa nella storia della devozione cristiana, nella storia della santità, nella Chiesa, per questa presenza. Una presenza che fa fatica a farsi strada a Campi, come direbbe uno, udite, udite, nella sua stessa comunità di confratelli che con lui e come lui dovevano tendere alla santità. In una virtù che forse poche volte viene messa in risalto nella vita di San Pompino, la virtù è il coraggio della sincerità. Lui non usa giri di parole per denunziare situazioni assurde anche all'interno di una comunità chiamata alla santità. Beh, i santi sono uomini come noi, anzi sono più uomini di noi, perché hanno servito il Signore e si sono lasciati guidare da Lui. Hanno vissuto fino in fondo la virtù dell'obbedienza, e chi più di Lui, ma una obbedienza in dialogo, anche se spesso questo dialogo veniva rifiutato. È un santo che mi è simpatico, anche perché ci sono dei legami, voi lo sapete. Il nome di battesimo di San Pompilio è Domenico, non solo, ma da ragazzetto, da adolescente, nel mio seminario a Manfredonia, tra le foto che raccontavano la storia di quel seminario, c'è anche la foto di San Pompilio Maria Pirrotti, gli si dà il titolo di padre spirituale del seminario. Qualcosa ha fatto anche nel suo breve passaggio a Manfredonia. Qui dietro ci saranno degli storici di San Pompilio, ma di sicuro qualche mese è vissuto a Manfredonia, ma era il suo vagare, non durava molto, per poi essere richiamato e ricominciare il suo cammino. La virtù della sincerità, del servizio alla verità non disgiunto dall'impegno e dalla fedeltà, a un'altra grande virtù, che è proprio di quelli che scelgono il cammino di perfezione evangelica, la vita religiosa, la vita di consacrazione, la virtù dell'obbedienza. Quante obbedienze ha fatto questo santo, ma ne ha fatto una sola nel momento in cui ha capito che il Signore lo chiamava, e abbandonando, malgrado le resistenze della famiglia, in particolare del padre, la sua casa, ha obbedito al Signore. E da quel momento questa obbedienza non è venuta mai meno. Obbedire a Dio. E lui ha obbedito sul serio. Ve la dico in latino perché così chi capisce, capisce. San Pietro dice: obbedite praepositis vestris etiam discolis. Lui ha fatto anche questo, ma perché la sua obbedienza era al Signore, che a volte si serve anche di strumenti maldestri per affermare la sua signoria nella nostra vita.
accompagnava San Pompilio in questa pratica della virtù dell'obbedienza e della sincerità e della verità. Quel singolare rapporto che lo lega alla Vergine Santa, la sua mamma bella, è la donna dell'obbedienza Maria. Anche lei inizia il suo entrare nella storia della salvezza perché obbedisce, e sono sicuro di non dire un'eresia, senza capire, ma obbedisce, avverte che il Signore entra nella sua vita. E alla parola dell'angelo non ha che da dire: sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. E da quel momento, attraverso un itinerario non sempre evidente, piuttosto oscuro, Maria ogni giorno rinnova il suo sì a me. San Pompilio aveva come modello, soprattutto nella virtù dell'obbedienza, Maria di Nazareth, che la sentiva legata a lui da questo vincolo particolare di affetto, per cui il titolo con cui la onorava e la invocava non era Madre di Dio, non era Maria, ma era Mamma Bella. I santi hanno questi percorsi che solo loro possono intraprendere e proseguire. Ecco allora, lo guardiamo questo nostro santo, non come distante da noi, è vicino soprattutto a voi, perché i suoi resti mortali sono custoditi in questo santuario. Ma deve essere vicino, ahimè, questo diventa più difficile. Non perché veniamo qui a invocarlo, a venerarlo, a chiedere, ma perché venendo qui e incontrandolo ripassiamo la storia della sua santità. Una storia che in fondo diventa stimolo, provocazione, perché anche noi ci interroghiamo sulla qualità della nostra vita di fede. Comprendendo che proprio la vicinanza di questi santi, non eroi, ma uomini fino in fondo, provoca anche noi, c'è posto anche per noi, sulla strada della santità. E dunque oggi lo sentiamo soprattutto come modello. E se qualcosa a lui possiamo e dobbiamo chiedere, è che ci aiuti a sentire che la vita cristiana perfetta, la vita cristiana santa, è la vocazione a cui tutti noi, in forza del battesimo, siamo chiamati. E allora interceda per noi, perché questo è l'impegno che vogliamo assumerci e rinnovare ancora una volta oggi, nella sua festa. Ottenga per tutti noi un aumento di luce, di forza e di Spirito Santo, perché questo nuovo, rinnovato sforzo di aderire totalmente a Cristo Gesù ci trovi meno assenti e meno latitanti. Yeah.
effettivamente se riuscissimo ad essere delle persone più sincere tra di noi, tante situazioni forse si risolverebbero per nulla. Grazie del suo insegnamento. E da questo grazie parte anche il grazie alle autorità civili e militari che ci sono oggi qui presenti, ma il mio grazie va un po' soprattutto alla Commissione che ha lavorato nei giorni precedenti, nei mesi precedenti la novena e nei giorni immediatamente vicini alla festa. Commissione di volontari e di persone che dedicano il loro tempo al culto di San Pompilio attraverso gesti e attraverso situazioni di vita che offrono a San Pompilio perché sia il faro della loro esistenza. Grazie a tutto il popolo di Campi. Come diceva il padre provinciale ieri, abbiamo assistito ad una processione molto ordinata, quantunque numerosissima, piena di tante persone, ma una processione che appena finita io mi sono rivolto ai ragazzi che hanno condotto le preghiere e i canti e ho detto: questa è la processione più intima che ho vissuto tutte le volte che ho partecipato. Questa è stata quella più intima e io credo che così dobbiamo continuare. Difatti i ragazzi questi mi hanno detto: ma possiamo continuare? Ho detto: questa è casa vostra, venite quando volete, assolutamente. Grazie al clero qui presente, il padre parroco e anche il parroco della parrocchia di San Francesco che ci hanno dato una mano, per dirla così familiarmente, ci hanno dato una mano nella novena, in quanto hanno arricchito con le loro testimonianze il nostro culto a San Pompilio. Grazie a Don Gigi, grazie a Don Mario, che non mancano mai nelle nostre preghiere per San Pompilio. E che il Signore accetti il nostro grazie per la vita che ci ha donato, e per il dono di San Pompilio. Gli diciamo grazie tutti insieme con la preghiera finale. Lo Spirito Santo, che in San Pompilio ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.